Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come avrete visto dalla copertina e dal titolo, oggi andremo a fare l'unboxing di un trapano avvitatore che mi è appena arrivato. Quindi adesso lo apriamo insieme, vediamo da cosa è composto, che accessori ci sono, lo testiamo soprattutto e vediamo se vale la pena di acquistarlo. Beh, direi che possiamo andare a vedere di cosa si tratta. Eccolo qui. Si tratta di un trapano avvitatore della Ginur a 12 volts. Quindi adesso andiamo subito a vedere da cosa è composto e ve lo spiego un attimino. Ovviamente la scatola cantone era pellicolata, io fremevo, dovevo ad aprirlo, quindi l'ho già spellicolato per agevolare l'unboxing. Comunque contiene una bella valigetta, quindi può essere trasportato molto comodamente. Ok, allora abbiamo il manuale di istruzioni, il certificato di garanzia, manuale di istruzioni multilingue, tra cui ovviamente l'italiano, uno snodo telescopico per riuscire ad avvitare nei punti nascosti, quindi questo possiamo anche usarlo così. Molto interessante questo. Una serie di bussole dalla 5 alla 13. Abbiamo la sua batteria, è una batteria 12 volts al litio da 2000 mAh. Niente male. Qui abbiamo un po' di insertini che adesso guardiamo. Il caricabatterie. Caricabatterie da 13,5 volts, 1,5 A. Ok, sono circa 2 metri di cavo, quindi niente male. Anzi, adesso la batteria la vado subito a mettere in carica. Mentre la batteria si carica, andiamo a vedere appunto gli insertini e appunto l'avvitatore in sé. Ok, devo dire che non è niente male. Sì, non è leggero, però non è neanche pesante. Non è solo trapano avvitatore, ma anche trapano a percussione. Se non sapete la differenza tra percussione e avvitatore normale, c'è un video dedicato in cui spiego tutte le differenze, quindi ve lo lascio qui nelle schede se volete andare a dare un'occhiata. Comunque, questo avvitatore è un 12 volts, ha una potenza di 25 newton e diciamo che ha la doppia velocità, quindi la velocità 1 va fino a 400 giri al minuto, fino ad arrivare a 1400 giri al minuto in velocità 2. Tra l'altro qui abbiamo già degli insertini installati, quindi molto comodi. L'aggancio per la cintura e ovviamente doppia rotazione, quindi andiamo a vedere in rotazione cosa abbiamo. Sì, c'è davvero tanta roba. Ok, qui abbiamo delle punte da legno. Sì, abbiamo una 4, una 5 e una 6 per il legno. Abbiamo delle punte da ferro. In mezzo c'è una 2, 3, c'è una 4 sicuramente, sì, 5, 6, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 e ovviamente ci sono tutti gli inserti inclusi, quindi qui abbiamo un inserto Torx T20, inserto Torx T15, qui mi sembra averne visti altri appunto, qui abbiamo un altro inserto Torx T20 più corto, basta qui, questo qui è un inserto a brugola da 2, un altro insertino a brugola da 3, poi abbiamo un inserto Philips PH1, un inserto Philips PH2, qui ne abbiamo altri più corti, anche qui abbiamo un PH1 e un PH2, abbiamo anche due insertini piatti, quindi a testa piatta, uno da 5 e uno da 6, uguale però più lunghi. Inoltre, per non farci mancare niente, abbiamo anche il porta insertini, porta bussolotti e il porta inserti. Quindi devo dire che c'è davvero un sacco di roba, davvero un sacco di roba. Quindi direi che adesso possiamo andare a fare qualche prova e testare questo bel trapano. Ok, il LED si accende di verde con la batteria staccata, quindi si vede che se non sente il carico diventa verde, quindi probabilmente quando la batteria è carica, che non richiede più corrente, il LED diventa verde, quindi indica che la batteria è carica, quindi comunque sia adesso la batteria non è al 100%, però ai fini del test io voglio vedere
come si comporta. Niente male, devo dire che la potenza ce l'ha. Voglio testare questa col portainserti. Ok, il portainserti c'ha dentro una calamita, quindi non fa uscire l'inserto. Però le mette dentro, eh. Niente male, niente male. Adesso proviamo col Philips. Mettiamo dentro questa vitina, vediamo come si comporta. Sì, dai, proviamo senza preforo, vediamo cosa. Se ce la fa. Vediamo, anche se non è consigliato. La vita gliel'ha messa, eh. Cioè, senza preforo. È incredibile. Adesso voglio provare a testare questo. Quindi questa cosa serve? Mettiamo caso che io devo mettere, dicevo, mettiamo che io devo mettere la vitina in casa sotto il pensile, sono tutto impiccato così, cosa faccio? Devo andare sotto la cucina, faccio così. Incredibile, spettacolo, veramente uno spettacolo. Mi resta solo da provare la percussione, però da quello che vedo finora, veramente, veramente tanta roba. Bene, devo dire che io non sono soddisfatto di più, sono veramente entusiasta di questo trapanavitatore, davvero non me l'aspettavo che fosse così potente e quindi sono veramente veramente contento, sono veramente contento perché è piccolino e maneggevole, come ho detto non è leggerissimo, però si pesa come un normale avvitatore, ma è compatto quindi ci sta, mi piace molto. Anche il LED, che questo non l'avevo citato, doppia velocità, come detto, avvitatore, percussione, quindi possiamo fare i fori nel muro, nel legno, nel ferro. Ha questo attrezzino qua che è fantastico, funziona veramente alla grande, ha un sacco di accessori inclusi nel prezzo, le punte, quindi è perfetto, secondo me è perfetto per un hobbista o uno che lo vuole tenere in casa. Comunque per il prezzo che è veramente consigliatissimo, perché spettacolo, sono veramente soddisfatto, veramente tanto. In descrizione trovate il link se volete acquistarlo insieme ad un codice sconto. Il codice sconto non è eterno, quindi dovete affrettarvi, chi prima arriva prima lo prende, quindi trovate tutto in descrizione, basta cliccare su mostra alto. Troverete il link e il codice sconto. Quindi approfittatene perché secondo me veramente questo ne vale la pena. È veramente spettacolare. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale e spuntare la campanella per essere avvisati sui prossimi video, che magari ci saranno altri unboxing con codice sconto. Inoltre vi invito a seguirmi su Instagram, dove
o su Facebook. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace. Come detto, in descrizione trovate tutte le informazioni che vi servono e noi ci vediamo al prossimo video.